Ed eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Come detto, ancora prima della pausa pubblicitaria faremo il punto sulla situazione politica in Italia e non soltanto, ovviamente, anche il punto un po' sul comportamento delle banche centrali in questi ultimi 12 mesi, segnati un po' anche ovviamente dalla pandemia. Intanto, ultimissimo aggiornamento per quanto concerne sempre lo sciopero dei sindacati. Il garante ha cercato di cancellare appunto lo sciopero generale indetto da CGIL, UIL senza CISLA, giusto per specificare per chi ci segue, per il 16 dicembre per protestare contro la manovra, ovvero la legge di bilancio che vi abbiamo fatto vedere più volte. Dentro ci sono un bel po' di riforme, in particolar modo per quanto concerne il fisco, appunto, che è il punto focale che ha diviso i sindacati e non soltanto. Intanto il garante ha cercato di cancellare lo sciopero perché non rispetterebbe il preavviso necessario appunto per i servizi pubblici essenziali, però i sindacati, in particolar modo CGIL e UIL, hanno appunto confermato le proteste il 16 dicembre. Dunque faremo il punto anche per quanto concerne il ruolo di Draghi a Palazzo Chigi o probabilmente nel Quirinale. Vedremo quali sono, diciamo, gli scenari più probabili. Intanto do subitissimo benvenuto a Alberto Mingardi, direttore generale Istituto Bruno Leoni. Grazie mille per essere con noi in presenza. È un piacere, grazie a voi per l'invito. E dunque partiamo ovviamente con questa manovra, legge di bilancio, se vogliamo dire anche la riforma del fisco, che ha diviso non soltanto ovviamente i sindacati, ma abbiamo sentito anche diverse opinioni all'interno dei diversi partiti. Il fisco, ricordiamo, abbiamo fatto più speciali dettagliati per appunto raccontare e spiegare la riforma, beneficia soprattutto la fascia tra 30.000 euro e 60.000 euro annuali ovviamente, e dunque i sindacati dicono non è stato fatto abbastanza, non sono soddisfatti anche per quanto concerne le pensioni, il lavoro, donne, e dicono che si poteva fare di più per quanto concerne sempre la manovra di Draghi. Lei è d'accordo? Se dovesse prendere, diciamo, una parte, quale sarebbe? Quella dei ministri di Draghi, e lo stesso Draghi che dovrebbe trovare un po' il bilancio all'interno di questa stralarga maggioranza, che non è facile assolutamente, o invece i sindacati che stanno cercando di fare gli interessi dei lavoratori? Guardi, come ha detto lei un secondo fa, è una stralarga maggioranza. E questa è una cosa che molto spesso le persone sembra un fatto positivo, ma in realtà porta con sé tutta una serie di problemi. È difficile mediare tra istanze che sono così diverse e tra constituency dei partiti che sono anch'esse molto diverse. Il risultato è stato francamente una legge elettorale, una legge di bilancio, mi scusi, il lapsus, deludente, ma che in qualche modo è allineata con questo sciopero generale perché segnala un cambiamento di clima. Cioè fino ad alcuni mesi fa sostanzialmente l'idea nel paese e tra i partiti era che non ci fosse alternativa possibile a questo governo, che questo fosse il governo del PNR, che in qualche modo fosse un governo destinato a fare grandi cose, a cambiare il paese grazie a queste risorse in arrivo dall'Europa. Oggi il clima è decisamente diverso. I sindacati, nonostante un metodo del Presidente del Consiglio che è stato molto sbilanciato sulla concertazione, che ha riportato i sindacati al tavolo, decidono di fare uno sciopero eminentemente politico. Prendono come pretesto questo delle risorse di questi 8 miliardi messi sul fisco, per i quali, deve dire, il governo in buona sostanza ha seguito un po' quelli che erano i loro desideri. La stragrande maggioranza di queste risorse vanno sull'IRPEF, come aveva chiesto il sindacato, e non sull'IRAP, come invece avrebbe fatto piacere, più piacere, mettiamola così, alle imprese. Non ci sono delle misure che vanno straordinariamente a beneficio dei redditi sotto i 15.000 euro, ma questo perché i redditi sotto i 15.000 euro, anche in ragione di tutta una congerie di sussidi di detrazioni, finiscono per pagare una quota veramente piccola dell'IRPEF, quindi io non posso tagliare l'IRPEF a chi non la paga, chiaramente. Questo intervento fiscale di per sé sarebbe anche anomalo, perché c'è una legge delega che non si capisce bene in che
che direzione andrà, ma prima di mettere mano alla delega il governo ha messo in campo queste risorse e quindi l'impressione è veramente che lo sciopero sia eminentemente politico, che segnali in qualche maniera la fine, diciamo così, della Pax draghiana. E la fine della Pax draghiana però arriva anche con una legge di bilancio nella quale il governo sostanzialmente ha fatto il notaio dei partiti, ha preso un po' di cose che piacevano ai partiti più a sinistra, un po' di cose che piacevano ai partiti più a destra e le ha messe assieme. Ecco, secondo lei è stato un compromesso, come dire, soddisfacente? No, io non penso sia un compromesso soddisfacente, penso sia pericoloso, come è pericolosa un'attitudine che questo governo ha avuto sin da principio, che è l'attitudine reiterata dal Presidente del Consiglio di dire sempre che le risorse ci sono, che i soldi non sono un problema, in qualche modo continuando con misure espansive dopo l'aumento mostra della spesa pubblica, comprensibile, dovuto alla pandemia, senza tenere conto invece dei problemi di bilancio del lungo periodo, pensando che in qualche maniera l'aggiustamento di bilancio si farà da solo dal 2024. Però è difficile il mestiere di chi, come Draghi, è in quella posizione, con da una parte una forza personale immensa, legata in buona sostanza al suo curriculum, alla sua storia, alle sue straordinarie capacità, ma nello stesso tempo è lì in un periodo che i partiti concepiscono e vedono come un periodo di grande, come dire, euforia fiscale, un momento nel quale finalmente si può spendere. E se finalmente si può spendere, come fa il Presidente del Consiglio a dir loro di no? Ecco, giusto per concludere diciamo questo capitolo Draghi e sindacati, le volevo chiedere se a suo avviso il ruolo dei sindacati in Italia, un po', anzi la loro presenza è un po' troppo ingombrante, nel senso che vorrebbero avere la parte sotto, sempre in questioni anche importanti, questioni corporate che potrebbero essere anche come la partita Team KKR, ma ovviamente ci sono stati tanti altri casi che possiamo dare come l'esempio. Dunque la presenza dei sindacati e soprattutto le loro richieste sono a suo avviso un po' ingombranti anche per lo stesso business e la competitività del... Decisamente ingombranti, ma molto spesso sono anche lontano da quello che dovrebbe essere il mestiere del sindacato. Il sindacato dovrebbe stare in azienda, dovrebbe difendere l'occupazione in azienda, dovrebbe cercare di portare a casa salari migliori, un miglior welfare aziendale, eccetera, in azienda. In realtà in Italia oggi il sindacato in buona parte è diventato un fornitore di servizi, soprattutto ai pensionati, e poi gioca da sempre un ruolo politico. Il ruolo di Maurizio Landini è un ruolo paragonabile a quello di Enrico Letta, in buona sostanza, il che porta il sindacato a non fare il mestiere che dovrebbe fare e invece a essere estremamente pesante nella politica italiana. Ecco, vorrei aprire un altro capitolo, e cioè è arrivato già il primo warning, ovvero il primo allarme da parte di Financial Times, il quotidiano della Gran Bretagna, estremamente seguito ovviamente, e si stava parlando delle ripercussioni economiche e non soltanto, anche politiche, se Draghi dovesse lasciare Palazzo Chigi e andare al Quirinale. Il dibattito diventa sempre più acceso ovviamente, perché credo a inizio febbraio termina ecco la presidenza di Mattarella, e per il momento ci sono un bel po' di possibilità. Da una parte c'è Berlusconi, dall'altra parte c'è anche lo stesso Mario Draghi. Innanzitutto lei è preoccupato se Draghi dovesse lasciare Palazzo Chigi, e quali secondo voi sarebbero le ripercussioni in termini economici, perché siamo in mezzo proprio in un momento di riforme importanti e poi distribuzione dei fondi da parte dell'Europa, ovvero il PNRR? Guardi, io penso che dal punto di vista di quello che può accadere rispetto al percorso delle riforme e del PNRR, in realtà sia meglio se il Presidente del Consiglio sale al Quirinale. Perché? Perché comunque vada, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, noi entriamo in un periodo che sarà, a conti fatti, preelettorale. Le elezioni si avvicinano, oltre il 2023 non si possono posticipare, per quanto alcuni lo vorrebbero. Però se ci fossero le elezioni anticipate?
Se ci fossero elezioni anticipate andrebbe meglio addirittura, ci sarebbe secondo me un elemento di chiarezza e di governabilità in questo paese. Il punto è che se anche Draghi arriva alla fine della legislatura, dopo che qualcun altro è stato eletto Presidente della Repubblica, e quindi anche lì è una situazione strana, perché capisce, se ci fosse un accordo unanime dei partiti politici che sostengono questo governo per eleggere il Presidente della Repubblica, uno dice non c'è problema ad andare avanti. Ma è un po' difficile farsi la guerra per l'elezione del Quirinale, per esempio, se veramente, non succederà, ma se veramente i partiti di centrodestra cercassero, volessero e riuscissero magari anche a portarci Silvio Berlusconi, quindi farsi la guerra per il Quirinale e poi invece stare assieme nello stesso governo. È difficile immaginare che questo possa funzionare, ma se anche questo funzionasse, un governo Draghi negli ultimi 8-6 mesi di vita della legislatura, che già oggi è così fortemente condizionato dai partiti politici, o il Presidente del Consiglio dovrebbe passare il suo tempo sostanzialmente a minacciare le dimissioni, oppure purtroppo potrebbe fare veramente poco proprio rispetto al sentiero di riforme. Avere invece come capo di Stato l'italiano più stimato al mondo oggi, con un curriculum di funzionario pubblico che non ha eguali e una capacità di contatto e di interlocuzione con i leader europei che non ha eguali, è chiaramente un buon interesse per il Paese, è l'interesse del Paese, e dovrebbero accorgersene persino i politici italiani. Assolutamente, diciamo che il suo parere è un po' fuori dal coro sotto punto di vista Draghi al Quirinale, perché ci sono due preoccupazioni: la prima è il caos politico e la seconda c'è un altro leader politico in questo caso, perché Draghi non è con un passato in politica, è stato banchiere centrale, si occupava ovviamente anche di Banca d'Italia e nel senso precedentemente è stato nel mondo del business, anche nel mondo corporate, se vogliamo dirla così. C'è un altro leader che possa mantenere questa stralarga maggioranza? Chi lo sa, ma se la stralarga maggioranza si conferma nell'essere una maggioranza che porta Mario Draghi al Quirinale, può cercare di avere un futuro, può cercare un'altra figura che per 6-8 mesi continui questo percorso. Se questa maggioranza si divide con candidature fortemente come dire, controverse, come può essere quella di Silvio Berlusconi, ma ce ne sono tante, per esempio a sinistra il PD non ha i voti, ma si possono trovare anche candidati controversi da quella parte, allora ribadisco, è difficile farsi la guerra col coltello tra i denti per la carica che tutti i politici italiani desiderano e poi tornare al governo pensando che questi partiti continueranno ad andare d'accordo per i 6-8 mesi che per loro sono più importanti, perché è da ciò che riusciranno a portare a casa in quei 6-8 mesi lì che sperano di avere in cambio il consenso degli elettori. Cioè si rischia di avere un governo Draghi ammaccato, che per la reputazione del paese è molto peggio, perché noi siamo, diciamo la verità, un paese che si mangia i leader politici come fossero brioche a colazione. Finché lo facciamo con leader politici come dire, che non hanno una reputazione internazionale come quella di Draghi, tutto sommato si dice ah, questa è sempre l'Italia. Ma se questo governo finisse male, tra virgolette, cioè si sfilacciasse, perdesse la capacità di incidere nel paese, le ripercussioni dal punto di vista della reputazione sarebbero tremende. Sì, senza alcun dubbio per il momento, però sembrerebbe che ci fosse, diciamo, una coesione appunto dovuta al leader Draghi. Intanto le volevo chiedere, abbiamo sentito alcune dichiarazioni sia di Di Maio, Salvini e tanti altri leader, fra le altre cose lo stesso Letta, che sono in favore che Draghi rimanesse Presidente del Consiglio, cioè a Palazzo Chigi. Che cosa significa ciò per la classe politica, che tutti i leader politici sperano che rimanga Draghi, che non è una figura politica, ripeto, nel senso prima di diventare ovviamente il Presidente del Consiglio? Quando la politica chiama un papa straniero sta sempre ammettendo il suo fallimento. Ecco, questo è un altro punto importante che rende la situazione difficile, di trovare una persona che possa portare
avanti i progetti legati al PNRR, che credo sia per il momento il progetto, diciamo, principale, essendo che l'Italia è uno dei quel paese che beneficia di più in termini di... Senz'altro, ma non è che il problema non si ponga se si va a votare anche a scadenza naturale della legislatura. Certo. Comunque le risorse devono essere appostate entro il 2024, poi devono essere spese entro il 2026. Sappiamo che il nostro paese, che molto spesso fa fatica anche a spenderle queste risorse, dopodiché c'è una timeline di riforme che devono essere fatte nei tempi, chiunque ci sia a Palazzo Chigi, per avere luce verde poi da parte della Commissione Europea. Per cui, come dire, non è che se si vota a fine legislatura il problema non si pone, il problema si pone come. Quindi, come dire, non siamo nella situazione che ci consente di sperare che, prolungando il tempo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, tutti i problemi si risolveranno da soli. Purtroppo non è così. Quello che però invece possiamo vedere è che se la percezione di coesione attorno a questo governo viene meno, se Draghi comincia a sembrare un uomo solo, se emerge, come sta emergendo con la legge di bilancio e con lo sciopero generale, che in realtà i politici mantengono ciascuno la sua agenda, il resto del mondo vede quello che era stato un punto di forza qualche mese fa, cioè il fatto che l'Italia, dopo questo gran problema del Covid, riesce a riunirsi attorno a una figura così eminente, come un problema, cioè il fatto che anche le figure così eminenti non riescono a pacificare quella specie di stagno pieno di piragna che è la politica italiana. Ecco, però abbiamo visto almeno per un bel po' di mesi una fiducia anche da parte dei mercati, degli investitori internazionali, che diciamo l'Italia, di cui l'Italia non godeva da un bel po' di tempo, anche se vogliamo considerare lo stesso spread tra però anche lo spread ha già cominciato a riallargarsi. È vero, a 133 punti base, real time, numero real time. Parlando di numeri real time, ecco, abbiamo letto, anzi abbiamo selezionato una sua frase che ha scritto in un articolo legato alle banche centrali, che sono sotto la lente decisamente, in particolar modo in queste settimane. Settimana prossima vedremo l'ultima riunione della Fed, l'ultima riunione della BCE, ovviamente l'ultima per il 2021, e anche di Bank of England. Intanto però abbiamo selezionato una frase che ha scritto esattamente lei, stiamo facendo vedere anche l'articolo. La stabilità dei prezzi sembra essere l'ultimo obiettivo dei banchieri centrali, questo è quanto scrive appunto lei. E le volevo chiedere appunto come mai per così tanto tempo, in particolar modo se vogliamo essere sinceri, la Fed, anzi questi sono i numeri sull'inflazione di oggi, al 6,8% su base annuale, bisogna dire perfettamente in linea con le attese, questo invece è leggermente al di sopra delle attese, stiamo parlando del CPI su base mensile più 0,8% contro attese 0,7%, però ribadiamo per l'ennesima volta, le attese erano già altissime, anche l'inflazione core leggermente al di sopra delle attese, e dunque le chiedo come mai la Fed ha scelto questo trade-off tra mercato del lavoro e l'inflazione, e cioè ha cercato di sistemare il mercato del lavoro, o meglio farlo ritornare sui livelli pre-pandemici, invece di rispondere a questa inflazione del 6,8% che effettivamente si fa sentire. C'è stata anche una missione proprio settimana scorsa che non si tratta comunque più di un fenomeno transitorio. Assolutamente, il chairman della Federal Reserve Powell ha detto finalmente che non è un fenomeno transitorio. Di solito quando l'inflazione arriva si dice sempre ma no, ma è una cosa che conta solo per qualche mese, poi se ne andrà eccetera. In realtà l'inflazione è un fenomeno monetario, noi viviamo in un mondo che è stato inondato di moneta nel corso degli anni, a partire perlomeno dalla crisi finanziaria del 2007-2008, quando le politiche monetarie si sono totalmente trasformate. E in buona sostanza è dal 2010 che si parla con una certa regolarità di una exit strategy dalle politiche non convenzionali che non arriva mai. Questa exit strategy non arriva mai. Ma perché non ci sono i presupposti? Anche non arriva mai perché è molto difficile farla, è difficile rimettere il genio nella bottiglia, evidentemente. Quando ci si prova
Ricorderà per esempio quando Janet Yellen, allora a capo della Federal Reserve, provò a annunciare un aumento dei tassi concertato e la reazione dei mercati fu molto negativa. Quindi l'impressione è che in qualche maniera quando si torna indietro, quando si cerca di tornare a politiche monetarie più convenzionali, la reazione possa essere nel breve molto dura. È stata messa però nel corso di questi anni tantissima paglia nel sistema e la paglia a un certo punto può dare origine a un incendio. Le banche centrali credo si rassicurino dicendo che è paglia bagnata in qualche modo, quindi non dovrebbe scoppiare così tanto. Hanno avuto negli anni scorsi dei grossi aiuti, un po' perché in buona sostanza se c'è stata inflazione c'è stata sugli asset ma non c'è stata sui beni di consumo, e un po' perché in realtà noi siamo stati immersi per anni in due fenomeni: la globalizzazione dei mercati, la crescente integrazione internazionale delle economie da una parte, dall'altra l'innovazione tecnologica, che hanno avuto effetti deflattivi, hanno contrastato diciamo così le pressioni all'aumento dei prezzi. Con la pandemia è cambiato tutto, ci sono state delle esigenze di breve periodo che hanno portato la Fed a essere molto cauta e la BCE a prendere fortissimi impegni come sappiamo, ma come dire, la domanda è che cosa accade di queste politiche adesso che l'inflazione negli Stati Uniti non può più essere considerata un fenomeno transitorio e temporaneo, e anche nell'Eurozona abbiamo l'inflazione al 6% in Germania, che come dire qualche cosa ci dice, e rispetto alla quale i banchieri centrali, l'istituto d'emissione dell'Eurozona, qualcosa dovrà fare. No, assolutamente sì, poi in Germania dice sempre Lagarde che un po' anche per le questioni del taglio dell'IVA che ha causato questa diciamo inflazione al rialzo, pressione inflazionistica, e adesso non soltanto, per carità, però è un po' più difficile considerare l'Eurozona perché ciascun paese ha diverso livello di inflazione. In effetti la frase che dice è assolutamente un trade-off che ha sempre fatto la Fed per il momento, e cioè ha scelto il mercato del lavoro rispetto all'inflazione. Probabilmente ci sarà un cambio di rotta importante a partire dalla riunione di settimana prossima, però io volevo chiedere, vale lo stesso anche per quanto concerne la BCE, perché è fortemente discutibile se si tratta, quando parliamo di inflazione dell'Eurozona, di un fenomeno non transitorio, o lei la pensa diversamente? Io penso che non sia un fenomeno transitorio. Quindi penso quanto ci vorrà per la BCE di togliere la frase transitoria del comunicato stampa? Come dire, se sapessi fare previsioni di questo tipo sarei un uomo ricco, invece evidentemente non è quello il caso. Ma l'inflazione anche in questo caso è un fenomeno monetario. Ora, la politica monetaria di oggi è molto più complicata di quanto non fosse in passato, ha tutta una serie di determinanti veramente complesse, ma in tanti ambiti ci sono segnali di surriscaldamento dell'economia in questo momento, quindi ci sono segnali che dovrebbero portare a una stretta monetaria di qualche tipo. È chiaro che con questa situazione delle finanze pubbliche in tanti paesi del mondo è difficilissimo pensare che ciò avvenga. Quindi il grosso problema con cui le banche centrali si trovano a fare i conti in ragione delle politiche degli anni passati è soprattutto quello di pensare che cosa succede dei debiti pubblici, che cosa succede della sostenibilità delle finanze pubbliche se ci troviamo a tentare invece una stretta monetaria. Quindi lei ci sta dicendo che l'inflazione dell'Eurozona non è secondo lei più transitoria, un punto importante, e B, che le banche centrali, in questo caso rientra anche la stessa BCE, perché per quanto concerne la Fed, più volte anche con la scorsa amministrazione Trump, uno avrebbe pensato, beh, non è così, diciamo, indipendente in termini di decisioni. Adesso lo sembra ancora di meno, perché sembra che ci sia stato quasi una conversazione tra Biden e Powell in cui lui le ha detto, va bene, lei prosegue il suo mandato, però qualcosa nei confronti dell'inflazione va fatto, perché c'è stato cambio di rotta in solo un mese, dove gli indicatori macroeconomici non sono cambiati più di tanto. Però per quanto concerne la BCE è sempre sembrato una
una banca centrale meno dipendente, perché effettivamente ci sono un bel po' di paesi all'interno dell'Eurozona. Come mai queste considerazioni anche nei confronti della BCE? Perché è molto facile rimanere un'istituzione indipendente se uno ha un solo obiettivo, se uno fa una sola cosa. La stabilità dei prezzi nel caso della Banca Centrale Europea. Quindi se c'è un obiettivo singolo è facile per l'istituzione difenderlo, ma nel momento in cui l'istituzione non solo fa molte più cose ma è anche portata, subisce la pressione a farne ancora di più e si interessa di tantissimi temi, del fatto che oggi ha detto un importante banchiere centrale che il sistema dei pagamenti in Europa non sia colonizzato da parte di attori stranieri, se la banca centrale si interessa così fortemente come sta facendo anche di questioni legate al rischio climatico, se è così presente come attore che interviene nell'economia e persino sotto alcuni aspetti ha una posizione insomma così rilevante rispetto ai debiti pubblici dei diversi paesi, evidentemente i suoi margini di manovra si riducono, perché più è svincolata da un singolo obiettivo, più si muove a tutto campo e più inevitabilmente i leader politici busseranno alla sua porta. È un mestiere difficilissimo quello del banchiere centrale in qualsiasi paese. In questo momento è un mestiere particolarmente difficile, sia perché c'è l'inflazione che bussa alla porta, sia perché questi attori così importanti nell'economia di oggi dovranno difendere con le unghie e con i denti la propria autonomia, la propria indipendenza nella gestione, non solo come elemento formale di nomina di chi li dirige. Ottimo, grazie mille ad Alberto Mingardi, direttore generale Istituto Bruno Leoni, grazie per essere stato con noi, soprattutto in presenza, che ci fa piacere, e alla prossima occasione. Grazie.